Il 10 giugno il rettore dell'Università di Torino, Gianmaria Jani, ha conferito la laurea honoris causa in comunicazione e cultura dei media a Umberto Eco, per aver grandemente arricchito, si legge tra le motivazioni, la cultura italiana e internazionale nei campi della filosofia, dell'analisi della società contemporanea e della letteratura, per aver rinnovato profondamente lo studio della comunicazione e la teoria semiotica. Prima della cerimonia, Umberto Eco ha incontrato i giornalisti, soffermandosi anche sul momento che vive l'università italiana. Io credo che l'università italiana sia ancora una buona università. Il fatto che gli italiani siano autodenigratori per eccellenza, quindi vadano a dire in giro anche all'estero che non formiamo dei bravi studenti, viene continuamente dimostrato falso, che quando uno dei nostri dottorati va all'estero becca subito un posto e la vince sugli altri, quindi vuol dire che qualcosa non funziona ancora. In apertura è stato eseguito dal maestro Ugo Piovano, responsabile della sezione musica da camera dell'Associazione Musicale degli Studenti Universitari del Piemonte, un omaggio musicale con il brano per flauto solo Doen Daphne Dover Schöne Mecht di Jacob van Eyck, citato nell'Isola del giorno prima, romanzo di Umberto Eco del 1994. Al saluto del rettore sono seguite la presentazione del professor Massimo Ferrari, direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, e la laudazio del professor Ugo Volli, durante la quale ha definito Eco il più importante intellettuale oggi attivo, fondatore degli studi sulla comunicazione di massa nel nostro paese, e lo studioso più significativo di quella scienza semiotica che è una delle metodologie più largamente e fruttuosamente applicate nello studio della comunicazione. Al termine della cerimonia, Eco ha visitato l'archivio storico dell'Università di Torino, dove per l'occasione è stata allestita l'esposizione dei documenti della carriera universitaria di Umberto Eco nell'Ateneo torinese.